Da questo particolare della nuova Opel Astra, siamo giunti alla sesta generazione. Ma quello eh, che mi ha colpito è proprio quel particolare insieme alla linea laterale perché secondo me richiamano più la Opel Kadet. D. Infatti questo è proprio un omaggio, secondo me, a quella vettura, ma ci sono altri dettagli interessanti stilistici come questo terzo stop verticale che va a confluire idealmente eh, dentro il Blitz eh, formando una sorta di croce con i fari, ovvero la cosiddetta Opel Compass, ovvero una bussola che poi ritroviamo anche all'anteriore. Vediamo questa linea, questa finitura sul cofano che abbiamo già osservato su Opel Mokka e confluisce nel, eh, nell'ulteriore interpretazione dell'Opel Visor, ovvero eh, questa griglia che richiama quella della manta degli anni 70 che va a inglobare anche tutta la parte anteriore, compresi i fari, nuovi fari IntelliLux Pixel Matrix che passano da 8 a ben 84 elementi. Um, questo consente di avere un fascio luminoso più omogeneo, più uniforme e consente anche di tenere sempre gli abbaglianti accesi perché quando andiamo a incrociare una vettura il fascio di luce andrà a suddividersi su tutti questi elementi a led che man mano si accendono e si spengono appunto mentre andiamo a incrociare un'altra vettura un dettaglio invece che viene ripreso dalle sorelle francesi che già conosciamo è proprio questo lo specchietto retrovisore a goccia che abbiamo già visto sul 308 o sul c4 di recente nuovo questo colore che trovo molto germanico questo Oro, che per esempio abbiamo visto anche su AstraF e poi dicevo tutta la piattaforma è la medesima che conosciamo, ovvero la MP2 adottata già appunto sul gruppo PSA Ormai Stellantis, che consente anche l'elettrificazione. Ecco qua, vediamo la colonnina di ricarica, perché questa è una versione plug-in hybrid. Ecco qua, vediamo il connettore di tipo 2 Mennekes che dovrebbe essere. Eh, questa vettura è ricaricabile normalmente con un caricatore da 3,7 kW oppure in opzione quello da 7,4 ma ancora non lo sappiamo, lo sapremo più avanti dopo ottobre quando uscirà l'estino completo e attualmente questa Opelastra parte da 24.500 euro e proprio qua all'interno del Blitz si nasconde l'apertura del eh, portellone che è stato eh, realizzato in un materiale termoplastico più leggero. 422 sono i litri del bagagliaio, qua sotto a parte le targhe tedesche vediamo anche che non c'è lo spazio per il ruotino ma troviamo un subwoofer posto qua sotto perché come dicevo questa è la versione ibrida che monta una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 12,4 kWh che consente a questa opelastra un'autonomia di 60 km. Dicevo linee molto pulite con questi nuovi fari anche dietro a LED. Che, come vedete, allargano la eh, vettura, danno una sensazione di essere più piantata a terra, più larga, anche se a vederla così mi ricorda un po' la Golf 8, eh, con questi dettagli. E qua sotto troviamo anche questo nuovo loghetto hybrid. È l'unica vettura che ha un. Badge che va a identificare la versione perché tutte le altre sono state private eh, appunto dei loghi in un'ottica di pulizia e eh, semplicità delle forme. E guardate entrando cosa notiamo subito: la targhetta AGR, ovvero una. Ehm, Società di Medici Posturali, un'associazione indipendente tedesca che va a certificare la corretta postura a bordo di questa Opel Astra, ma in generale di tutte le Opel. I materiali sono eh, piacevoli al tatto, ma direi anche alla vista. Questi sono gli interni tutti in pelle nappa che troviamo anche qua al centro del eh, portaoggetti che si può aprire, come vedete, sia da una parte sia dall'altra. ecco qua e vedete anche qua un'altra pulizia delle forme per quanto riguarda la leva del cambio infatti è stata annegata qua a nel, nel tunnel centrale come abbiamo visto anche su altre vetture del gruppo Stellantis per appunto togliere ulteriori distrazioni alla guida ma il vero pezzo forte è quello che troviamo invece qua in alto ovvero l'Opel Pure Panel che ha debuttato su Mokka ve lo faccio vedere adesso dall'altro lato Saliamo da quest'altro lato, questo che vediamo qua è l'allestimento alto, ovvero il top di gamma così come la versione plugin hybrid, vediamo qua queste bocchette della ventilazione un po' scomparsa così come questa qua sotto che eh, abbiamo visto mi sembra anche su 308 molto simile qua sotto abbiamo questo cassettino, eh, vediamo quanto è anche profondo, forse ci entra un cellulare, facciamo una prova, vediamo un po', no non ci entra niente uh, forse tipo portaocchiali mentre qua sotto vediamo la vera basetta per la ricarica a induzione del cellulare infatti la andiamo a posizionare lì sotto tra l'altro anche lontano dalla vista perché vedete possiamo anche andare a richiudere questa serrandina nuovo anche il volante inedito su Uh, su tutte le altre Opel non ho, non ho visto un volante di questo tipo e vedete anche qua abbiamo questa fascetta verticale che va vale a richiamare quella Opel Compass che vi dicevo prima, pedaliera in alluminio, vi ricordo questa è una versione con cambio automatica a 8 rapporti, quello che già conosciamo attualmente e al cui è interno, è calettato anche il motore elettrico da 110 cavalli per una potenza complessiva in questo caso di 225 cavalli. Di cui 180 erogati dal 1.6 Turbo, eh, quindi il motore termico. C'è anche una variante eh, meno potente con 1.6 Turbo da 150 cavalli e potenza complessiva da eh, 180 cavalli. La coppia rimane la medesima, 360 Nm. C'è anche un head-up display di grosse dimensioni. Poi, come dicevo, qua il pure panel consiste in questi due pannelli affiancati da 10 pollici. Rimangono poi dei tasti fisici che vediamo qua divisi su due livelli come il tasto home. qua abbiamo un altro tasto per andare a chiamare delle funzioni principali dell'auto. E poi qua sotto vediamo anche la possibilità di andare a riscaldare e rinfrescare i sedili. Riscaldare il volante. E poi qua sotto abbiamo tutti i comandi della. Climatizzazione, quindi Opel crede ancora nei tassi fisici così come quello per accendere e spegnere il sistema multimediale, quindi anche il volume eh, della radio. Molto belli anche tutti i eh, pannelli qua laterale, vediamo questo eh, scamosciato, questa finitura così con questi LED che si vanno a illuminare e poi troviamo anche della pelle qua in tutta la parte laterale, morbida anche la parte. Qua sopra c'è soltanto della plastica più rigida nella parte bassa dello sportello. Ah, e poi notate anche questa bellissima finitura qua nel battitacco, che anche questa mi sembra originale, mai vista prima su altre Opel. Vediamo poi al posteriore, diamo un'occhiata pure qua dietro. Eccoci qua. Ritroviamo la stessa pelle che abbiamo visto sui sedili anteriori e poi cosa molto utile, sia bocchette per la ventilazione, qua per i sedili posteriori, sia addirittura la possibilità di riscaldarli su tre livelli. E non manca anche una presa di tipo USB C. Vi faccio vedere anche come si sta a bordo. Io sono alto 1,70 m e comunque ho sufficiente spazio per la testa. Vedete qua c'è comunque almeno 7-8 dita spazio per le gambe anche questo è sufficiente lo vediamo bene qui abbiamo anche in questo caso una ventina di centimetri e ovviamente poi a seconda della vostra altezza eh, dipende lo spazio a disposizione comunque devo dire mi sembra molto ben fatta qui anche luce a led come avevamo visto sulla 308 che ovviamente è la sua cugina riusciamo ancora dalla vettura facciamo un'altra vista al posteriore troviamo la grande scritta astra come poi su tutte le altre opel finora aggiornate diamo anche uno sguardo qua sotto vediamo un ponte rigido che equipaggia tutte queste nuove opel astra mentre all'anteriore troviamo un eh, sistema di sospensione di tipologia McPherson. I cerchi in questo caso sono da 18 pollici, abbiamo la misura 225 40 R18 con pneumatici Michelin Primacy 4 che abbiamo ritrovato per esempio anche sulla Grandland che sta lì nell'angolo. Facciamo un'altra vista qua sull'anteriore, troviamo sempre queste forme così un po' a freccia che richiamano sempre questo concetto della bussola opel e poi qua sotto in basso troviamo anche il cruise control adattivo perché questa nuova opel astra è quella che praticamente monta tutte le tecnologie più moderne in fatto di adas tra l'altro qua vediamo anche una delle cinque telecamere qua sotto lo specchietto retrovisore troviamo anche quella laterale appunto dicevamo cinque telecamere perché due all'anteriore una al posteriore e due laterali vettura dalle linee piuttosto eh, spigolose vedete qua però è anche un bel misto di forme più morbide qua sotto anche si vede un altro dettaglio della carrozzeria appunto che è così scolpita e anche in quest'altro lato vediamo che ci sono questi eh, fianchetti un pochino bombati colore che trovo veramente interessante e ci dicevano che sulle versioni Top di gamma avremo di serie il tetto eh, bicolore. Non sappiamo ancora tutti i dettagli degli allestimenti così come i prezzi, però dicevo parte da 24.500 euro la versione 1200 benzina 110 cavalli con cambio manuale. Avremo anche il 130 cavalli, sempre 1200 turbo, tre cilindri benzina che è disponibile anche con cambio automatico a 8 rapporti, lo stesso che equipaggia anche questa versione ibrida plug in che appunto debutta con questa nuova Opelastra. Disponibile anche un 1500 gasolio, 130 cavalli, sia con cambio manuale a 6 rapporti, sia automatico a 8 velocità. E dal 2023 sarà disponibile anche una variante totalmente elettrica. Cambiano le dimensioni, 4,37 metri la lunghezza e larga 1,86 metri. Abbiamo sbalzi più corti, 5,4 cm più corta. All'anteriore come sbalzo ed è anche più bassa di 1,5 cm, ovvero è alta 1,47 m. Il passo è cresciuto, arriviamo a 2,67 m, quindi 1,3 cm eh, più grande rispetto alla generazione precedente. Allora, creiamo questo primo contatto con la nuova Opel Astra. Qui. A Milano vi faccio vedere anche un assaggio della nuova Opel Grandland, eccola qui, dove possiamo vedere sempre una ulteriore interpretazione dell'Opel Visor. Ovviamente non dimenticate di seguirci su tutti i nostri social su Twitter, Facebook e Instagram e ci potete trovare anche su newsauto.it se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale, e lascia pure un commento e un like a questo video. Ciao!